22 aprile, giornata mondiale per la salvaguardia della Terra. L'idea, concepita e promossa dal presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, si fece largo negli anni delle forti proteste contro la guerra in Vietnam. Il senatore ambientalista Gaylord Nelson, governatore del Wisconsin, coinvolse gli universitari sulla questione che più gli stava a cuore: smettere di saccheggiare le risorse della terra, per di più danneggiando l'ambiente. Dopo pochi mesi, un politico di primo piano come Robert Kennedy si associava alla causa, tenendo una serie di conferenze in 11 diversi stati. Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. Il 22 aprile 1970, ispirandosi a questo principio, circa 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono nella prima grande manifestazione in difesa della Terra. I gruppi che singolarmente avevano combattuto contro l'inquinamento da combustibili fossili, contro i rifiuti tossici, contro i pesticidi, contro la progressiva desertificazione, contro l'estinzione della fauna selvatica, improvvisamente compresero di dover fare fronte comune. Testimonial e finanziatori della causa alcuni grandi nomi dello spettacolo, come Paul Newman e Ellie McGraw. Da una parte inquinamento di aria, acqua e suolo, distruzione di ecosistemi, estinzione di migliaia di piante e specie animali, esaurimento di risorse non rinnovabili. Dall'altra riciclo dei materiali, divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, cessazione della distruzione di habitat naturali e protezione delle specie minacciate. Migliaia di college e università organizzarono proteste contro il degrado ambientale. Da allora, il 22 aprile, prese il nome di Earth Day, la giornata della Terra. La copertura mediatica della prima edizione venne garantita da Walter Cronkite, CBS News, che titolò il suo servizio «Una questione di sopravvivenza». La giornata della Terra diede anche una spinta determinante alle iniziative ambientali in tutto il mondo e contribuì alla decisione dell'ONU di tenere un vertice tutto dedicato al clima. 1992, Rio de Janeiro.